Amici di Legnano Web TV, un cordiale saluto da Rinaldo Badini. Parleremo in questa puntata di Tiro a Segno con Angela Pizziminti, che è rappresentante dei tecnici della società Tiro a Segno Nazionale di Legnano. Esatto. Nonché allenatore, si dice allenatrice. Allenatrice. Tecnico allenatrice. Benvenuta Angela. Grazie. Allora, insomma, parlaci un po' della vostra società di Legnano. Come funziona un po'? Sì, allora noi siamo un tiro a segno nazionale che per chi non lo sa ha la duplice funzione, nel senso che noi lavoriamo sia per quanto riguarda il CONI, quindi lavoriamo con il CONI per l'attività sportiva, e lavoriamo poi per quello che è l'attività istituzionale, quindi al nostro interno si troveranno sia gli atleti sia persone che frequentano il tiro a segno per lavoro, per addestramento e così via. Diciamo che il tiro a segno ha un po' questa vita, questa doppia vita. Ecco, dove diciamo vengono i vostri atleti, se così li possiamo chiamare, che vengono sport? I nostri atleti arrivano un po' da tutte le parti, nel senso che abbiamo atleti che arrivano da un background della danza classica, o abbiamo atleti che arrivano da un background di sport di squadra, quindi abbiamo avuto calciatori, abbiamo avuto rugbisti. E sono diverse le motivazioni che fanno ad avvicinare il tiro a segno. C'è chi si avvicina al tiro a segno perché è un individualista e quindi vuole lo sport individuale, c'è chi si avvicina perché è uno sport di concentrazione e quindi magari preferisce delle attività un po' più inquadrate rispetto a quello che possono essere gli altri sport, che magari hanno una componente fisica diversa. Ci sono varie categorie, esistono, come funzionano? Sì, abbiamo diverse categorie, vabbè, le più classiche, uomo-donna, e poi ci sono le categorie giovanili che sono divise in fascia di età. Abbiamo i più piccolini che iniziano verso i 10-11 anni, che sono proprio gli allievi, piccolissimi. Poi si suddividono categoria ragazzi, juniores, e poi a 21 anni si passa nei senior, si diventa adulti. Ecco, come riuscite a reclutare i più piccoli? Avete un'attività promozionale oppure passaparola? Sì, allora diciamo che al momento quest'anno purtroppo è stato tutto bloccato, però se no normalmente allora, di solito i più si avvicinano per background familiare, quindi magari hanno il papà, la mamma, qualcuno che ha fatto questo sport in gioventù e quindi si avvicina. Se no abbiamo ragazzi che si avvicinano per progetti scolastici. Magari fanno degli incontri con la scuola, vengono da noi, provano e scoprono che gli piace. Oppure noi abbiamo delle prove gratuite, i ragazzi possono venire, fanno un'iscrizione temporanea e hanno 3 prove che possono fare con i nostri tecnici, in cui vedono se gli piace il tiro a segno, vediamo noi se sono portati per lo sport del tiro a segno. E poi si comincia, poi dipende dal ragazzo se si appassiona, se invece si toglie lo sfizio e ha deciso che non è la sua disciplina. Ecco, a livello nazionale è sviluppato in tutto il territorio il tiro a segno? È sviluppato in tutto il territorio nazionale, mi è capitato di incontrare tiratori dalla Sardegna, dalla Calabria, dalla Puglia, è uno sport sentito in realtà su tutto il territorio. E anche a livello internazionale, insomma, è uno sport olimpico, quindi... L'Italia ha avuto delle buone soddisfazioni, mi sembra. Assolutamente, anche, no? In realtà noi tiratori italiani siamo molto bravi. Siamo all'estero, abbiamo avuto il più celebre Nicolò Campriani, che ha vinto tutto quello che c'era da vincere, si è ritirato all'apice della carriera, ma abbiamo tantissimi altri tiratori. Da noi a Legnano si allena De Nicolo, che è un altro ottimo tiratore. Spesso viene ad allenarsi anche Riccardo Ammiraglio, che è anche un altro ottimo tiratore, anche lui della squadra nazionale. Quindi diciamo che è uno sport molto sentito sia a livello italiano e grazie al quale l'Italia riesce a farsi conoscere anche all'estero, a livello internazionale, europeo, ma anche a livello olimpico. Adesso molti nostri tiratori hanno vinto le carte olimpiche. Quando si farà, quando si faranno le Olimpiadi, esatto, saranno lì. Siete già pronti per luglio eventualmente, se dovessero essere. Ma sembrano confermate le Olimpiadi, a quello che dicono ultimamente. Sembra che si faranno, io ho già chiesto al Presidente se possiamo mettere i maxi schermo in poligono per poter assistere alle Olimpiadi. E magari ci riusciamo, sarebbe bello poter fare questa attività tutti assieme, però vediamo se si riuscirà di nuovo a fare attività di aggregazione. Ecco, per diventare invece allenatore o istruttore, com'è il percorso? Allora, io posso parlare del mio personale, ma poi in realtà è quello che capita un po' a tutti.
dopo tanti anni, dopo un tot di anni che ci si allena, bisogna essere segnalati da altri tecnici, di solito la propria sezione di tiro che segnala, si fa un corso, dopo questo corso si ha il brevetto di allenatore. L'allenatore hanno anche lì le varie gerarchie, primo livello, secondo livello, e si studiano diverse cose, diciamo che nel primo livello si studia un'infarinatura di quello che è il gesto tecnico, che vabbè, uno già studia di suo come atleta, e poi salendo nei livelli si studia anche quello che sono la parte psicologica, la parte emotiva, la parte pedagogica, perché comunque... Quindi conta molto anche l'aspetto mentale, giustamente, no? Assolutamente, sia come atleta sia come allenatore, come allenatori noi dobbiamo imparare a gestire quella che è l'emotività. Come atleta si impara a gestire la propria, come allenatori si impara a gestire quella del ragazzo, che non è molto semplice, specie in uno sport di questo tipo, perché essendo uno sport molto, molto personale, tutte le emozioni sono molto private. Certo. Quindi il ragazzo, specie adolescente, è molto complicato cercare di fargli gestire questa cosa. Infatti è anche per questo che spesso il rapporto che si crea tra allenatore e atleta in discipline come questo è molto stretto. L'empatia quindi che si crea. È molto stretto. Io, i miei allenatori li considero parte della mia famiglia, ma perché quando mi hanno iniziato a seguire ero una ragazzina e il coinvolgimento emotivo è tale che poi... Si porta avanti negli anni e stessa cosa io sento di tanti altri che hanno questo tipo di rapporto con i loro allenatori. Bene, allora grazie Angela Pizziminti grazie per averci portato la tua esperienza. Speriamo che tanti atleti sempre di più siano spinti verso il tiro a segno, perché insomma è una bellissima disciplina. Sì, a me piacerebbe molto perché è uno sport che nonostante quello che si pensi ha tanto da offrire ai ragazzi, anche ai più giovani, aiuta veramente tanto a formarsi come persone. Bene, e con Legnano Web TV appuntamento alla prossima!